Questo è il principio. La nascita di un Dio. Invocato dalla preghiera di un cuore puro. Nato dalla disperazione. Essere un Dio. Controllare il potere del bene e del male. Questo è il tuo destino. Ci serve un Dio! Ascoltaci! Aiuto! Aiutaci, ti prego! Noi siamo parte di te, la tua coscienza. Noi ti aiuteremo a diventare il Dio che vuoi essere. Così ti guideremo mentre affronterai in modo divino tutte le sfide del mondo. Ma prima dovrai imparare i fondamenti. Ti aiuteremo in tutto. Però per cominciare ti serve una creatura. Andiamo a sceglierne una. Eccole qua. Non sono meravigliose? Hai quattro alternative. Quella che sceglierai resterà con te finché rimarrai in questo mondo. Quindi pensaci bene e scegli in modo oculato. Ora ti parleremo di queste bestie straordinarie. Tutte le creature possono essere addestrate come animali da compagnia. Oh, possono anche diventare terribili armi di guerra e distruzione. Tutte possono diventare una di queste due cose. È questa la magnificenza delle creature. Possono diventare ciò che vuoi. Tutte le creature cresceranno, diventando grandi e potenti. Possono essere graziose, simpatiche e divertenti. Possono anche diventare macchine da guerra. Tutte quante diventeranno buone o cattive in base a ciò che insegnerai loro. Sì, ma io preferisco che diffondano amore sotto forma di un massacro o due. Le creature vivono per dominare e distruggere. Ma secondo me è un vero peccato. La creatura che sceglierai cambierà in base a ciò che farà e imparerà. Tutte hanno una vita indipendente, ma dovrai essere responsabile e non dargli troppo cibo. Dunque, è il momento di scegliere. Clicca su una creatura con il pulsante azione per evidenziarla. Sceglierai il leone, lo so. Se hai scelto, cliccaci ancora sopra con il... Ottima scelta, padrone. Allora, padrone, hai dormito a lungo. Devo rinfrescarti la memoria su come si muove un dio. Usa il pulsante azione su questa pergamena per scoprire come muoverti e osservare. Clicca sulla pergamena con il pulsante azione per saltare i tutorial. Però se li salterai non guadagnerai tributi. È una pergamena d'oro che ti guiderà nella storia. Le pergamene d'argento attivano delle missioni.
Le pergamene di bronzo sono tutorial e potranno insegnarti molto. Sposta la mano sopra la roccia e tieni premuto il pulsante azione per raccoglierla. Dopo averla presa, rilascia il pulsante. Proviamo a portare tutte le rocce fuori dal cerchio. Benissimo, hai raccolto la roccia come un esperto. Ora portala fuori dal cerchio e clicca ancora con il pulsante azione per lasciarla a terra. Vai così, padrone, l'hai messa al posto giusto. Ottima mossa. Guarda, hai ricevuto 1000 tributi. Li hai ampiamente meritati. Sai, i cittadini sono molto versatili e possono compiere molte azioni diverse. Puoi raccogliere un cittadino semplicemente per spostarlo altrove. Il cittadino, considerandolo un intervento divino, diventerà un discepolo. Padrone, facciamo una prova. Raccogli quest'uomo e lascialo sopra la zona evidenziata. Bene, ora lascialo presso una zona evidenziata. E qui abbiamo un costruttore. Discepolo taglia legna. Quest'uomo sta ricavando legno dagli alberi. Discepolo procreatore. Non guardare. I procreatori stanno facendo ciò che fa di solito quella gente. Discepolo contadino. E questo sta lavorando alla fattoria. Hai capito tutto, padrone? Certo che sì. Per dimostrartelo, ecco 1000 tributi tutti per te. Se c'è un dio lassù e può sentirmi, vorrei che mi aiutasse. Sono disperato! La mia vita è rovinata! Un masso arrotolato nel mio bel giardino! Ho cercato di spostarlo, ma è troppo grande e pesante! Se c'è un uomo che ha bisogno di un dio, quello sono io! Ti prego, ascolta le mie preghiere! Chi è lui per chiederci di spostare le rocce? Diamogli una bella lezione! No, no, è sbagliato. Dobbiamo aiutare la nostra gente. Senza di loro non siamo nulla. Dio, ti ringrazio! Il masso è sparito! Il giardino è sistemato! Ottimo! Hai spostato la roccia. L'uomo è contento e va tutto bene. Oh, padrone, deve finire così. Dobbiamo proprio accattivarci questa gente. Hai appena ricevuto dei tributi. Ottimo! Guarda quella gente pacifica. È deliziosa. Potremmo aiutare i loro amici spostandoli. Così potranno riunirsi nella valle principale. Non è adorabile? Una valle piena di gente. Benissimo, hai in mano un nomade. What?
ottimo! Il nomade nella valle giusta. Eccellente! Sì, proprio così. Bene. Molto bene. Gran bel lavoro. Hai salvato tutti. Guarda, hai appena ricevuto 1000 tributi. Vuoi davvero lasciare questa terra? Clicca ancora per confermare. No, la cascata è bloccata. E ora cosa faremo? Che disgrazia. Non preoccuparti, ci verrà in mente qualcosa. Lanciare oggetti può essere molto utile per difendere e attaccare. Per lanciare un oggetto devi prima raccoglierlo. Poi, tenendo premuto il pulsante azione, muovi il mouse nella direzione in cui vuoi lanciare. Quando vuoi lasciare l'oggetto per scagliarlo via, rilascia il pulsante. Bel lavoro, capo. Lo sbarramento è stato rimosso. La terra è completata, padrone. Clicca sulla pergamena d'oro in cima alla montagna per progredire. Ora che conosci i tuoi poteri, siamo pronti per visitare la nostra imponente capitale greca. Sì, piena di gente che adora noi. Ti prego, ascoltaci. Ehi, l'hai sentita? Ci serve aiuto. È un'autentica preghiera. Ti preghiamo. Sembra che sia accaduto qualcosa Ascolta di terribile. Ascolta le nostre preghiere. Oh, onnipotente, ti preghiamo. Ascolta le nostre preghiere in questo momento di bisogno! Le nostre armate sono a pezzi! Ciò che rimane di noi si nasconde in questa città dai brutali aztechi! Ora hanno raggiunto le mura! Ti imploro, aiutaci! Oh no! È un'enorme armata azteca! Invasori! La nostra città è sotto assedio! Gli aztechi hanno ucciso quasi tutti i nostri soldati! Moriremo tutti! I guerrieri aztechi hanno scalato e preso un cittadino! Sì! I nostri sono intrappolati negli edifici in fiamme. Prendili e portali al portale.
Quel cittadino è sicuro. Bel lavoro. Cosa succede? Cos'è quel robo? Sembra che la creatura stia eseguendo qualche strano rituale. Non lo so, ma faremo meglio a salvare più cittadini possibile e ad andarcene da qui. Cosa fanno quei folli aztechi? Hanno schiacciato i nostri cittadini con dei barili. Guarda, ci sono degli altri barili sul pendio. Togli il recinto protettivo. I barili rotoleranno verso i malefici invasori aztechi. Guarda, capo. Possiamo dar fuoco a quelle balle di fieno. Poi possiamo farle rotolare verso i plotoni che vedo laggiù. Raccogli il bastone in fiamme e portalo sopra il fieno. Oh no, un altro vulcano! Non possiamo salvare più nessuno! Abbiamo fatto tutto il possibile, capo. Abbiamo molti seguaci e siamo fuggiti dagli Aztechi. Ora dobbiamo diventare potenti e portare la guerra in casa degli Aztechi. Ma prima dovremo conquistare i Norreni. Oppure convincerli a unirsi a noi. Una cosa alla volta. Raggiungiamo la terra dei Norreni! Guarda, ecco le persone che abbiamo salvato. Stanno uscendo dal portale. Fantastico! Sì, loro ce l'hanno fatta, ma pensa quanti sono morti. Comunque, dove siamo? All'aria di un antico insediamento greco. Direi che possiamo ristabilirci qui. Sembra un luogo pacifico e senza aztechi. È l'ideale per costruire e per trovare nuovi seguaci. Ci sono già un centro città, un magazzino e un campo che possiamo sfruttare. Il cerchio verde che vedi è il confine della tua influenza. Puoi agire solo all'interno del cerchio. Per espandere il cerchio verde di influenza devi creare nuovi edifici e trovare altre persone. Capo, quando sei pronto a imparare come nutrire la tua gente, clicca sulla pergamena d'oro nel campo.